in questo video. Guardate cosa ho combinato. E sono un pirla perché mi sa che rimanga a piedi. Ragazzi, mi sono fatto malissimo. Non è un cane, ragazzi. Questa settimana fa mi ha chiamato un amico chiedendomi il favore di poter ritenere un cucciolo. Chiaramente, avendo visto che la casa era molto grossa, con stream house eccetera eccetera, mi ha detto: guarda Alve, visto che tu sei lì dal lunedì al venerdì, magari ti fa anche compagnia, non è che mi potresti fare questa cortesia? Lui dovrebbe andare a fare una settimana bianca con la ragazza, quindi non sapeva proprio dove lasciare questo cucciolo qua, e mi ha chiesto la cortesia di poterglielo tenere. Io chiaramente, per rispetto degli altri nella casa, ne ho parlato. Favore, guardate ragazzi, questo mio carissimo amico mi ha chiesto questo, vorrebbe che gli tenessimo questo cucciolotto qua, e quindi i ragazzi sono stati d'accordo, non hanno creato nessun problema. Ha detto: guarda Alve, tanto solo per poco tempo, portalo, dai, magari ci divertiamo anche. Bombastic side eye. Allora io puntualmente ho preso e... Allora ragazzi, devo viaggiare, quindi sono venuto a ricaricare la Tesla in un punto di ricarica che c'è qui a Milano, e oggi vi porto con me in un viaggio assurdo, ragazzi, perché dovrò fare un viaggetto con un cucciolo. Come potete vedere, mi sono attrezzato del kennel, che è una gabbia dove poter tenere il cucciolotto, perché il mio carissimo amico, come vi ho detto prima, deve partire e deve andare a farsi la settimana bianca, e mi ha chiesto la cortesia di poter ritenere il cucciolo. Io chiaramente... gli ho detto: guarda, io però sono in stream house, non sono a casa mia. Lui mi fa: vabbè, ma può stare anche in mezzo alla gente, non ti preoccupare, è un cucciolo abbastanza tranquillo. Però, conoscendo questa persona qua, secondo me sto cucciolo qua così tanto tranquillo non è, perché conoscendo il mio amico è un pochettino strano, quindi sicuramente sarà un pazzo sto cucciolo. Perciò ragazzi, adesso finisco di ricaricare la macchina, siamo appena all'inizio, quindi mancano 1 ora e 55 minuti per ricaricarla, e sarà tremendo questa attesa. E poi andremo insieme a Casal Monferrato, che è vicino, in provincia di Torino, mi sembra, se non mi sbaglio, e andremo a prendere il nuovo cucciolo. Quindi ci vediamo quando arriviamo lì, vi faccio vedere come me lo consegna, vi faccio vedere tutto quanto. Quindi a dopo ragazzi. Finito di ricaricare la macchina, chiaramente non ho potuto ricaricarla a dovere, perché quella colonnina che avevo scelto era una colonnina che non era molto veloce, quindi ho fatto in modo che avessi tot chilometri per poter raggiungere il supercharger della Tesla. Mi sono avviato verso l'autostrada e puntualmente... Raga, e come al solito io voglio far l'eroe e sono un pirla perché mi sa che rimango a piedi, maledetto viaggio ignorante che sto facendo. Sperando di non rimanere a piedi, ragazzi, mamma mia. Mancano 12 km all'area al supercharger. Speriamo che funziona. Speriamo a Dio. Ci vediamo lì, va. Fortunatamente qualche chilometro dopo, all'uscita di Vico Lungo, c'era il supercharger della Tesla, quindi a fianco al centro commerciale di Vico Lungo sono riuscito a ricaricare la macchina e partire. Grazie a Dio qui al centro commerciale di Vico Lungo c'era il supercharger della Tesla. Ragazzi, era arrivato proprio al limite di batteria, limite totale proprio. Guardate, infatti adesso 99%. Siamo alla casa del mio amico e andiamo a prendere questo cucciolo. Una volta uscito dal centro commerciale, dal supercharger Tesla, mi sono avviato verso Casal Monferrato, che è proprio dove abita il mio amico. E arrivato lì, chiaramente mi sono messo nel frattempo che attendevo il mio amico, mi sono messo a montare tutte le cose che mi servivano appunto per trasportare poi l'animale, sistemare la macchina in modo da non avere problemi quando lo portavo. Allora, nel frattempo io direi di montare il trasportino. Dobbiamo montarlo per forza, quindi ora spacchiamo tutti. Perfetto, perfetto, già graffiato tutti i sedili. Bravo Alveyak, sei il numero uno. Eccoci qua. E ma come cazzo si monta sto coso? Quando serve USA non c'è mai. Guarda, guarda che casino. Guarda. Raga, è difficilissimo. Ma allora, questo qua si deve togliere? Cioè, non sto capendo. Ah, no, vabbè ragazzi. Era una missione impossibile, mi sono pure tranciato le mani, mi sono fatto malissimo. Dovrebbe essere automatico, uno lo tira su e dovrebbe essere già pronto, invece non sono capace di montare un kennel che è già montato, tra l'altro. Cioè, pensate quanto sono impedito. Per montare il kennel è stato veramente un problema, ragazzi, ve lo giuro, non lo so, cioè, era la cosa più stupida da fare in questa giornata. Sono riuscito a tranciarmi 7 dita, non sto scherzando, mi sono fatto malissimo per montare. Inoltre ho anche sfondato la macchina. Incredibilmente, dopo aver perso 7 dita su 10, ce l'ho fatta, ragazzi. Ragazzi, mi sono fatto malissimo, raga, mi sono tranciato tutte le dita. A few moments later. Allora, il kennel è dentro, però ma dobbiamo fare un bel discorsetto, perché ho fatto un danno mica da ridere. Per far entrare sto coso qua, guardate cosa ho combinato. Ho sminchiato la Tesla. Non può entrare. Come io lo racconto a te che ho distrutto un pezzo della Tesla, porca Eva. Oh, io ho tirato una smandrappata, io ho tirato. L'abbiamo rotta, mi dispiace. Andremo avanti. Dai, aspettiamo il cucciolo e ce l'andiamo, partiamo. Tra l'altro sono in mezzo alle valli del nulla.
Incredibile. Qua se urlo non mi sente nessuno. Purtroppo avevo cercato di mettere il kennel dentro, una volta montato ho cercato di metterlo dentro la macchina, ma dalle portiere della Tesla non ci passava e si vede che non ci passava, perché infatti sono andato proprio addosso. Arrivato finalmente il mio amico, non vuole farsi vedere perché è molto imbarazzato, non se la sente di stare davanti alla telecamera, ma c'è un problema. Allora, abbiamo portato anche tutta l'attrezzatura adatta a un cucciolo, abbiamo preso l'asciugamanina nel caso dovesse fare bisognini, quindi mo gliela sistemiamo sotto, collarino. Collarino che era anche questo del mio ex cagnolino e il guinzaglietto. E poi si va a passeggio un pochettino e poi lo portiamo in macchina e andiamo e viaggiamo, ragazzi, viaggiamo con questo cucciolo meraviglioso che puzzerà da fa schifo in macchina, che scorreggerà come un pazzo, però io adoro i cani, quindi non è un problema per me. What? What the fuck? L'attesa è più lunga del... Non ce la faccio più a stare qua. Allora, signori, qui abbiamo un problema, ma un problema grosso, perché il mio amico non si è voluto far riprendere, ma... Non è un cane, ragazzi! È un maiale! Ehi, Pigli! Ciao, io e te saremo amici! Ciao, Pigli! Ma ragazzi, è stranissimo, aiuto! Ma mi ha fregato! Mi ha fottuto, ragazzi! Mi aveva detto che era un cucciolo, ma un cucciolo non mi aveva specificato di che cosa, capito? Ma non di maiale! Cioè, io mi aspettavo un cane, un gatto, non un... Pigli! Pigli! Eres un pendejo. ¿Un qué? Un pendejo. Oye, Jason, eres un pendejo. ¿Un qué? ¿Un qué? Un pendejo. Pigli. Pigli. E niente. Vabbè. Tu resta là, intanto poi mentre andiamo parliamo un pochettino di te, che dobbiamo fare un bel discorsetto. È spaventatissimo perché non è abituato. Comunque questo è un maialino domestico, ragazzi, quanto mi ha spiegato lui, che è un maialino domestico, è microchippato, è svermato e tutto quanto, gli ho fatto le vaccinazioni e tutto. Ma non mi aspettavo assolutamente che mi avesse dato una roba del genere. Oh raga, allora si parte, si va a Bologna e chissà come la prenderanno. E mo come glielo spiego a quelli là che sto arrivando con un maiale? Ebbene sì, ragazzi, era proprio un maiale. Era un maiale, ragazzi. E lui non mi aveva detto che era un cucciolo. Ora, è vero, io avevo visto su internet che lui aveva un maialino, ma non mi aspettavo che vi giuro, ragazzi, non mi aspettavo che fosse quello il cucciolo. Io ero convintissimo che fosse un cane. È stata una cosa assurda. E lui mi ha detto: ma scusa, lui, ma tu l'avevi visto su Facebook, avevi anche commentato, eccetera. Come fai a pensare che non fosse stato il maiale? Pensavi che ti desse un cane? Sì, effettivamente sì, ragazzi, anche perché io avevo portato una gabbia per un cane, avevo portato il guinzaglio, il collare, non avevo portato nulla per un maiale. E non sono pronto ad accudire un maiale, non ho idea di come si faccia, non ne ho proprio idea di come si faccia ad accudire un maiale. Dopo un paio di orette di viaggio mi sono dovuto fermare in autogrill e finalmente ho potuto avere una conversazione sana con il mio nuovo cucciolo, il mio nuovo amico. E alla fine, con la mia solita fortuna, l'autogrill era chiuso e quindi mi sono dovuto recare dove c'è il market, quello del benzinaio dell'autogrill, e ho comprato un paio di tramezzini che lui ha gradito molto. Abbiamo mangiato anche insieme, abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato del più del meno, chiaramente parlavo solo io, lui è un po' strano, non parla tanto, però abbiamo chiacchierato, ci siamo fatti la nostra chiacchierata e... Allora, ragazzi, si è fatta sera e adesso vediamo come sta Pigli, guardatelo là dentro. Ciao Pigli, ciao amore. Senti, io sto andando dentro a prendere un panino, anche tu? Lo vuoi il panino, amore? Come facciamo, vegetariano? Niente carne, non si mangia carne, Pigli, ci mangia noi. Ti porto un bel panino vegetariano, aspettami qua che mo arrivo, Allora, io ho preso i... come cavolo si chiamano? Io ho preso i gressini perché mi ha detto che per addomesticare un maialino selvatico bisogna portare i gressini. Questo perché praticamente ogni volta che passi gli dai da mangiare lui sarà tutto bello, felice, spensierato. Poi ho preso anche un tramezzino con i gamberetti, perché come vi ho detto mi ha consigliato di non dargli mai la carne perché magari rischi che diventi aggressivo. Se andiamo là, glielo diamo. Pigli, ma che cosa stai facendo? Ma ti stai mangiando il cartone? Ma sei impazzito? Fermo lì! Ma guarda che è una roba incredibile, ma ti ho aperto lo stomaco, ti ho aperto. Se lo sapevo non ti davo da... Guarda cosa sta combinando, guardalo. Dai, che l'ho messo apposta quello per non farti fare la pipì, imbecille. Devo andare all'ospedale adesso, se no muoro. Allora, ragazzi, siamo arrivati, dobbiamo partire, è ora di partire. E dopo tanti chilometri e tanto tempo, finalmente sono arrivato sotto casa in stream house e la prima cosa che mi è saltata un po' per la testa è: ma questi come lo prenderanno? Come la prenderanno il fatto che sto portando un maiale in casa? Perché comunque, ragazzi, non è molto normale come cosa portare un maiale in casa. Effettivamente ultimamente sono stati
legalizzati, è stata legalizzata la possibilità di poter tenere un maialino come animale domestico, però io non l'ho mai tenuto uno, quindi non ho idea di come sia il carattere di un maialino, di come sia. In effetti è anche un po' restio come animale, rimane un po' sulle sue, non è facilmente coccolabile, soprattutto perché questo qua è ancora mezzo selvatico. Lui me l'ha spiegato che non l'ha ancora domesticato benissimo, quindi ha questa mezza indole selvatica ancora, che quindi ha un po' paura dell'essere umano. Però devo ammettere che io con gli animali ci ho sempre saputo fare. Ora scrivetemi qua sotto nei commenti se anche voi avete mai avuto un'occasione di poter star vicino a un maialino d'appartamento, un maialino domestico. Questi qua sono maialini vietnamita. Mettetemi qua sotto nei commenti se ne avete mai visto uno dal vivo, se ci avete mai avuto a che fare e se mi potete dare anche qualche consiglio, perché effettivamente io non ho idea di come si gestisca un maiale, quindi se mi potete dare qualche consiglio scrivetelo qua sotto. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di seguirmi e ci vediamo nel prossimo video, dove vedrete la reaction di tutti i ragazzi della Stream House. Quindi al prossimo video ragazzi, vi amo, grazie per avermi seguito e grazie per avermi sempre supportato.